qui siamo in un altro mondo. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili. Cose che magari gli altri nemmeno vedono. Sergio, me l'avevi promesso, cazzo. Alla fine è sempre tua sorella. In fondo quella è casa sua. Pochi giorni e poi se ne torna. Come pochi giorni? Dove che vai? No, che c'è mia sorella con una sua amica. Anche la spagnola? Mi sa che non sei tanto contento che sono venuta. Che cazzo dici? La cosa interessante, no, quando prendi un libro è che in qualche modo ti confronti con un materiale enorme su cui qualcuno prima di te ha riflettuto, ragionato e creato soprattutto. E quindi chi poi ha la fortuna, il dono anche, riceve il dono di poter scrivere traendo da un romanzo, deve secondo me un po' tradire, un po', come dire, individuare un centro, no? Un cuore pulsante, qualcosa che ci piace raccontare, che è nascosto, di solito non è mai relativo all'intreccio. E io dentro questo libro ho trovato un immaginario importante, cioè qualche cosa che intanto mi affascinava e mi divertiva a raccontare, questi sfiorati, chi sono, cosa significano nella società di oggi. E il film cerca di riflettere, ragionare e divertirsi un po' intorno a questa domanda. Però secondo me la realizzazione professionale per una donna al giorno d'oggi è decisiva. È decisiva? Sì. È il terzo anno che prenoto tutto il mese d'agosto in barca. Non sai quanto mi rilasso. Secondo me è la maniera migliore per incontrare gente sconosciuta che però ama il mare come te. E questo vuol dire veramente staccare la spina. Quindi in barca ti rilassi? Pensa che io il telefonino lo accendo così una volta a settimana, controllo se c'è qualcosa di veramente importante. Però anche i colleghi lo sanno che sono in vacanza e quindi mi lasciano in pace. Ma diciamo che ogni personaggio che viene appunto scritto, che viene elaborato nella sceneggiatura, rimane un po', no, solo parole sulla carta finché non incontra un'anima, finché non incontra un individuo con occhi, con un respiro, con un sangue che scorre dentro e che ha un po' la voglia, la generosità di fare un lavoro di costruzione intorno a questo personaggio. Per esempio il personaggio di Michele Riondino, che interpreta Damiano, ha studiato gli agenti immobiliari, come si muovono, come si vestono. Beatrice Plana con Asia Argento abbiamo riflettuto sul modo di parlare di questi personaggi, la velocità di azione, di flusso di concetti che questo tipo di donne ha. E con Claudio Santamaria abbiamo fatto un lavoro enorme, fatto proprio appunto relativo sia al suo modo di comunicare che a una specie di imbolsimento che ha lui, è proprio ingrassato per fare il ruolo, insomma si è messo vestiti orribili che lui non metterebbe mai, nel senso. Ed è come se tutte queste esperienze insieme rimanessero incise nella loro scrittura, che diventa viva, mutevole. Sono una specie di categoria nuova e non prevista. Dunque, diciamo così, che dei tre film che sono stati tratti da miei romanzi, questo è quello in cui il regista è più autore, che si è più allontanato dal romanzo, però mantenendone accesa la miccia. E questo per forza, perché ha trasposto un quarto di secolo dopo la storia. Questo è un film. Questo è un gesto di un ragazzo di 30 anni, come lo era il mio romanzo, e che attorno allo stesso concetto, diciamo, che poi è un concetto di per sé schiumevole e quindi difficile da afferrare, ha fermato delle cose. E badate che nel cinema è molto più doloroso, perché te devi limitare l'inquadratura a quella porzione di mondo, quello che ci sta accanto non c'è, mentre nella letteratura puoi dar conto di una periferia dello sguardo, nel cinema no, quindi è una scelta anche, diciamo, dolorosa. Questo ragazzo è bravo e l'ha fatto, diciamo, con una certa naturalezza. Questa naturalezza è la qualità del film. Sono quelli che sembrano sempre lontani, distratti. Sai quando sei davanti a qualcuno e ti domandi: ma mi starà ascoltando? Ma mi ama? Ma ha capito? Ecco, quando non hai una risposta per tutte queste domande, probabilmente sei davanti a uno sfiorato. Ma allora sono delle persone che non hanno nessuna profondità, che non affondano mai dentro le cose, no? No, non sono affatto superficiali, anzi, agiscono consapevolmente, si prendono dei rischi. Beh, in realtà l'origine di questo termine sfiorati era proprio una osservazione che avevo fatto del comportamento dei non vedenti, che all'epoca si chiamavano ciechi, e che io frequentai per delle ragioni anche un po' casuali, che mi dissero che il loro modo di conoscere il mondo sconosciuto, cioè
fuori dalle pareti di casa, dove le cose le sai a memoria, era di sfiorarlo, perché se non ti ci avvicini abbastanza non ne puoi avere percezione, perché la vista non ti aiuta, è l'unico organo che funziona da lontano, è la vista. Ma se ti vai troppo addosso alle cose, soprattutto se le tocchi a piene mani, ti fai male. Per cui una persona come Mete si tiene lontano, come Mete nel romanzo, si tiene lontano da determinate cose perché sa o crede di sapere, per motivi culturali, che sono esperienze negative e non le fa. Invece Belinda è una che non lo sa se sono negative o positive, non sa nemmeno che cosa sono finché non le fa. Naturalmente le deve fare superficialmente, per un meccanismo di difesa, perché se le fai troppo profondamente rischi di farti molto male. È difficile capirsi se uno dei due non entra nel mondo dell'altro, e siccome è soltanto Mete che può entrare nel mondo di Belinda, è lui che lo fa nel romanzo. Nel film, giustamente, 25 anni dopo, Mete è già nel mondo di Belinda. In 25 anni questa deriva che porta Mete alla fine del romanzo per una volta a comportarsi da sfiorato, ce lo fa ritrovare sfiorato fino al collo, fino ai capelli. Ciao Mete, come stai? Ti trovo bene, sai? Ma ci siamo divertiti, ci siamo anche confidati molti mondi interiori, quindi abbiamo trovato un'intimità vera. Poi ci siamo buttati. Io posso dire che tante cose che avevo preparato e organizzato le ho praticamente spezzate tutte, e sono contento comunque che Matteo ci abbia portato molto al limite, altrimenti veniva una cosa di testa, invece qua c'è tutto pancia e cuore a un certo punto, perché per quanto lui possa dirsi di testa, Matteo è una delle persone di pancia più di pancia che io conosca, e questo è importante. Per me è stato tutta un'esperienza, forse è il primo momento in cui mi sono resa conto di essere sfiorata. Ho vissuto tutto questo come con una sensibilità un po' fuori, no, perché qui non conoscevo nessuno, ero da sola. È stata veramente un'esperienza di ritrovarmi, di capire, e soprattutto è la prima volta che mi sento veramente attrice. Matteo, sono stata diretta da un regista, sono stata un'attrice diretta da un regista. Ma vabbè, dai, mi state prendendo per il culo, adesso me ne vado, va bene? Mi fa incazzare, dai. Ma non ti arrabbiare, cosa c'è di male? Tu sei un uomo, io sono una donna, è normale. È normale, però... Ho cominciato a dire che lui è molto bravo a fare i massaggi. Una cosa nemmeno originale. Vabbè, non lo vedi che sei una stronza, non ho fatto niente di male. Se dico qualcosa di falso mi interrompi, ok? Io non so cosa aspettarmi, spero che la gente... tra i 15, forse 12, e i 40 o più, 50, che ha mai avuto a che fare con un'ossessione profonda, con una dipendenza da persone o cose, e che se ne sia liberata, si ritrovi nel percorso emotivo di questi personaggi, che provano cose pazzesche, profonde, che però poi ne vengono fuori magari con un sorriso. Diciamoci la verità, secondo me Belinda e Sofia... Ma te sei fumata la stessa roba che mi sono fumata io? Ciao TVN. Ciao TVN. Ciao. Un saluto agli spettatori di TVN. Ciao TVN e buon cinema. Puoi parlare a me per non scoprirti. La tattica. Sai che non ti facevo così furbo. Ma quando non stai spovero un bar con algo dulce l'agrio vacío che empieza a coffere tutto già non si uguale. Quella è la porta magica, si chiama così perché era l'ingresso di una villa di un grande alchimista del 1600, era uno che voleva... Se sta provando.